Benvenuti a tutti, vi ringrazio per essere così numerosi, vi ringrazio soprattutto qui i miei amici che sono tutti presenti, quindi non c'è nessuno, possiamo cominciare. Saremo molto brevi, mi preme solo prima di iniziare di fare un applauso di ricordo, non voluto perché quello è troppo anche, un applauso di ricordo a un amico che ci ha lasciato, che era un nostro iscritto di Parella e faccio riferimento a Ezio Grosso, quindi un applauso per noi. Ci tenevo a salutarlo perché non abbiamo avuto più nemmeno l'opportunità, ho fatto in tempo addirittura solo a dargli la tessera 2020 e poi non ci siamo più visti, quindi un grande abbraccio alla famiglia e al nostro amico Ezio. Ringrazio soprattutto anche Fabrizio Comba che è qui presente, adesso lascio già la parola a lui, lo ringrazio e gli siamo tutti quanti vicini. Grazie per tutto ciò che ha fatto. Oggi è una giornata storica, grazie Fabrizio di essere qui e ti siamo davvero tutti quanti vicini. Grazie. Grazie infinite e come tutte le cose che stanno per nascere creano un momento di emozione perché è l'inizio di un percorso e oggi si dà vita per la buona volontà di un gruppo di amici ad un'iniziativa che noi speriamo si possa ripetere poi in altri ambiti territoriali. Però per noi questo è il momento molto importante perché Ivrea è una realtà particolare, per me in particolare per tutto quello che sta, per tutta quella che è stata la storia di Ivrea dal 70 fino ad oggi. Prima del 70 Ivrea era amministrata ai tempi della DC e poi dal 70 a fino all'altro ieri è stata amministrata dalla sinistra. Quindi veramente stoici i nostri amici che si impegnano con grande determinazione in un ambito territoriale sicuramente non facile, quindi veramente a te il ringraziamento, perché sei fatto veramente portavoce di un impegno non facile. E dicevo prima a Fabrizio che doveva, non conoscendo i colleghi, poi di ringraziare per nome mio tutti quanti, e io ovviamente sono qui come coordinatore regionale insieme ai miei colleghi Maurizio Marrone e Montaruli, sono i nostri parlamentari regionali che si sono adoperati insieme al segretario provinciale, abbiamo anche due vice segretari provinciali entrambi presenti, abbiamo due vice segretari provinciali, vedo uno e l'altro, Flavio e Giovanni, grazie anche a loro. Io veramente sono orgoglioso di essere segretario di questo partito, ma l'orgoglio nasce dal fatto di sapere di avere delle persone che antepongono spesso, anzi sempre, perché essere qua in un giorno di festa, parlare di politica vuol dire che uno ha la passione, ma soprattutto ha voglia di donarsi al proprio territorio, perché fare politica è comunque una funzione sociale, al pari di qualsiasi altra azione di volontariato. Siamo tutte persone che ci credono, siamo tutte persone che lo fanno ognuno per il pezzo di territorio, perché ovviamente chi lo fa a livello nazionale ovviamente ha un'operatività più regionale, come Maurizio che ha un'operatività, un ambito di operatività anzi nazionale, più regionale e così a scendere. Noi abbiamo, qui a Ivrea ovviamente, un dovere più locale, più territoriale. Ringraziamo, hai una società politica più ampia, ognuno di noi ha comunque un pezzo sul quale costruire, quindi ognuno di noi ha un impegno. Io devo farlo con non bisogna, io dico sempre che non è necessario per fare politica essere degli eletti nelle assemblee, no? Comunali, piuttosto che una volta c'erano le province, dei tempi, comunque non è necessario essere degli eletti necessariamente in un'assemblea, perché la politica si fa tutti i giorni impegnandosi a dare una risposta alla gente, cercando di raccogliere il disagio, perché il disagio è tanto, abbiamo persone che vivono sempre maggiori disagi, legati comunque alla perdita del lavoro, alla situazione attuale.
Quindi se noi oggi siamo arrivati grazie all'impegno di una donna, e devo dire che ormai è chiaro che le donne hanno marcio più di uomini, perdonatevi, ma lo si nota anche nella determinazione nel vivere comune. Noi uomini siamo sempre un po' più ambigui, anche prima di prendere una decisione, anche in termini sentimentali, lasciamo sempre mezze porte aperte, non abbiamo mai, le donne sono, sei quello che ti dicono in Cassazione, cioè, quindi quando è una cosa, quindi veramente un applauso, lo farei alle nostre donne. In questo caso, ovviamente, noi abbiamo l'onore di avere un leader donna, essere poi il leader di un partito e far crescere un partito, anzi, immaginare un partito, già è una follia immaginare. Poi immaginarlo 3 mesi prima delle elezioni politiche e da qualche folle che insomma siamo qui. Io, Maurizio Busto, era anche quei folli che hanno immaginato una cosa. Normalmente la gente si fa eleggere e poi fa i partiti dopo. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario. Quindi questo vuol dire che noi ci crediamo, siamo dal 20 dicembre, lo dico sempre con grande orgoglio, dal 20 dicembre del ormai lontano 2012, e quindi siamo tra i fondatori di questo partito, se non altro in Piemonte. E siamo qui ad abbracciare amici che oggi vogliono decidere di condividere con noi un percorso molto importante che porterà a Fraternità e il primo partito italiano. Questo lo dico con convinzione, perché la Meloni ha dimostrato con il suo lavoro di creare, immaginare un partito e costruirlo giorno per giorno con delle crescite veramente da 0,2 a 0,3. Cioè quando le cose crescono in modo così sistematicamente lento ma costante, non hanno poi delle oscillazioni al contrario, come invece è stato dimostrato in altre esperienze di partiti che hanno avuto dei picchi altissimi dei picchi in salita altissimi e dei picchi di caduta spaventosi. Quindi noi oggi dobbiamo essere orgogliosi di loro, che hanno fatto, che ha fatto il nostro presidente nazionale, lo dobbiamo ringraziare, però abbiamo un dovere sempre di ricordarci che facciamo parte di un partito che è un partito che antepone la serietà, la correttezza, l'onestà e soprattutto la coerenza. Chi partecipa e vuole condividere con noi questi ideali è dei nostri e troverà degli spazi incredibili di operatività a fare dentro di qualsiasi ambito, perché ognuno deve pensare di lavorare per la propria comunità. Ognuno ha una responsabilità diversa. Chi invece pensa che noi siamo solamente lo strumento, che possiamo essere lo strumento così per salire e poi scendere, no. Siamo troppo affezionati a questo partito, vogliamo troppo bene a questo partito per non difenderlo con tutte le nostre forze, perché la consideriamo una nostra creatura, nostra ovviamente ognuno per quello che ci ha messo di impegno, perché abbiamo dedicato i sabati, le domeniche, i natali, capodanno, però in tutto ciò questa cosa ci ha reso comunità, a differenza di tanti altri. Noi siamo anche una grande comunità, nel senso che questo partito ci ha portati a fare delle cose veramente che hanno un significato profondissimo. Adesso parlava Graziano di un amico che è venuto meno, però noi abbiamo avuto dei colleghi nostri che si sono ammalati questo periodo, e come comunità ci siamo ritrovati a fare delle cose che non esistono in altri partiti. Ci siamo trovati, lo dico con grande orgoglio, un giorno ci siamo raccolti, la guida del nostro, abbiamo anche la guida spirituale, no, sto scherzando, ci siamo raccolti veramente in un momento sacrale, perché comunque essere comunità vuol dire tanto. Fratelli d'Italia è prima di tutto una grande famiglia, una grande comunità fatta di persone che vogliono lavorare insieme. Quindi io ringrazio i nostri dirigenti nazionali, i nostri dirigenti regionali, voi dirigenti locali, territoriali,
non faccio nomi perché inevitabilmente fare delle brutte figure, perché conosco ovviamente per nome solamente, sono franco, una parte solamente delle persone qui presenti, però vi ringrazio tutti. Lo faccio anche in un momento un po' particolare della mia vita, perché sono venuto proprio perché, peraltro non sto neanche benissimo oggi, perché comunque forse, ecco, questo partito probabilmente mi ha dato molto di più di quello che io mi aspettassi in termini così non economici, parliamo di ritorno umano, perché comunque ho allargato sicuramente le mie amicizie e le ho rafforzate. Quindi grazie per quello che avete fatto nei giorni trascorsi, quindi mi ricollego a quello che diceva, e mi avete dimostrato una grande, mi avete dato una grande dimostrazione di amicizia e di affetto, quindi vi sono fortemente riconoscente, quindi fare una prima uscita oggi, perché mi sono imposto che la sera non esco, è un mio così momento di però dico, in un'area antimeridiana lo faccio per la prima volta, abbiamo fatto quello che siamo qui, quindi abbraccio gli amici di Ivrea, delle Corediese, e li invito veramente a impegnarsi al massimo, perché è una partita che vale la pena giocare, quella di Credito Fratelli d'Italia. Grazie di cuore. Consigliere comunale della città di Ivrea. È vero che chiedo Enia se posso sentarmi. Sicuramente ti ringraziamo ancora. Mi sono messo anche un po' più a destra. Un po' più a destra. Davvero, che è il posto più ambito. Davvero grazie per esserci. Però ci teniamo veramente. Grazie di cuore e un abbraccio circolare a tutti quanti. Grazie. Marco Neri. Siamo qui questa sera, è un fatto un po' anomalo, perché noi non siamo neanche questa sera di inaugurare un nuovo circolo, ma bensì solo esclusivamente il direttivo di quello che sarà il circolo che comunque verrà inaugurato a giorni. Eppure, a distanza di 33 anni ancora, provo una certa emozione, soprattutto a vedere questo simbolo che per me è qualcosa di incredibile, di particolare, diciamo, dove sono cresciuto, dove mi sono sempre trovato a mio agio. Allora, questa sera andremo a presentare quelli che saranno i componenti del direttivo del nostro circolo. Tra l'altro, prima di presentarli vorrei fare una leggera premessa. Purtroppo a causa del Covid, negli ultimi due anni abbiamo potuto lavorare non come avremmo voluto sul territorio, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Ci siamo incontrati in una borsa con Maurizio due anni fa, abbiamo deciso di appoggiare, di approvare questo progetto, di rimettere sul circolo Ivrea che da una decina d'anni ormai non c'erano, tant'è vero che nell'ultima tornata elettorale Fratelli d'Italia non era nemmeno presente come lista, e ci siamo mossi subito con Graziano Colacinco, che è il nostro referente territoriale, così come con Fabrizio Bertolt, che è il presidente provinciale. Abbiamo valutato vari profili e a seguito di un'attenta valutazione siamo andati a scegliere quelli che per noi erano i profili più adatti, diciamo, a dare compito. Io adesso vorrei fare un piccolo salto alla regola, anziché nelle presentazioni vorrei cominciare dai più giovani, dai più piccoli. Questo perché? Perché un partito, nello specifico un circolo che nasce senza un movimento giovanile, è già morto prima di nascere, quindi non è la nostra filosofia, è giusto che ci siano i giovani. Qualcuno prima con Azione Giovani, chi come me addirittura con il Fronte della Gioventù. Io ritengo che il movimento giovanile sia qualcosa di essenziale all'interno di un partito, all'interno di un circolo. Senza movimento giovanile non si va da nessuna parte, perché automaticamente si è senza futuro. Detto questo, passo subito a presentare le più giovani, quindi il responsabile, diciamo, del movimento giovanile, già da anni impiegato nel movimento giovanile del partito, quello appunto Gioventù Nazionale, ed è Mattia Stivo.
farti notare un particolare. A Ivrea ci sono 25 seggi elettorali. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo preso quelli che sono schierati da sempre più a sinistra e siccome i genitori di Mattia hanno una trattoria proprio in questo quartiere, subito l'abbiamo bucato, l'abbiamo messo lì. Ma non contenti di questo, abbiamo anche Gabriele Garino, che è il tabaccaio del borghino, del quartiere, quindi siamo in pari. È un po' come la battaglia navale, non so se l'abbiamo affondata, però sicuramente il doppio colpo l'hanno sentito. A seguire poi abbiamo un altro profilo molto importante, quello di Marzia Ricci Guerra, che ha lavorato per tantissimi anni sia all'interno del Tribunale di Ivrea sia presso un importante istituto bancario. È una persona che si è avvicinata al partito negli ultimi tempi, veramente ce la sta mettendo proprio tutta e devo dire che sono tutti quanti dei grandi lavoratori e dei grandi profili per i quali io immagino prevedo un ottimo futuro. E in ultimo quello che andrà a ricoprire il ruolo di presidente del circolo, il presidente del circolo che è Paolo De Bernardi. No, non è un eufemismo dire che Paolo De Bernardi è un personaggio particolare perché lo troviamo già nel mondo del politico, del movimento sociale, se non erro a partire dal 1971, quindi una certa esperienza è loro. Penso che sia il più importante dei revisori di conti della città di Ivrea, sicuramente uno dei più noti, dei più famosi, nella sua vita anche politica ha ricoperto vari ruoli, del quale è stato, se non era anche presidente del circolo Ivrea anni addietro. Questo direttivo, questa abbiamo visto adesso la parte operativa del direttivo, a dire la verità a sua volta comprenderà anche qualche altro personaggio che per motivi di lavoro in questo momento non può dare il massimo impegno per quanto riguarda il discorso operativo, ma sicuramente saranno personaggi importanti dal punto di vista, per adesso passatemi il termine, dei consigli. Non a caso vedo qui anche l'amico Antonio Cantarella, che è il nostro iscritto, che è un personaggio importante che molto probabilmente occuperà un ruolo importante, sempre il lavoro permettendo, all'interno del nostro circolo. Detto questo, avendo presentato tutti, io passerei la parola al nostro parlamentare di riferimento che è Augusta Montaguri, quando si dice Augusta Montaguri non c'è più bisogno di dire niente, ma ormai la troviamo solo in uno, in due. Poi ci spieghi come fai ad andare sulle tre alla sette perché non è tanto fatto. Oramai, fai sei, mi compare Augusta. Prego, Augusta. Grazie. Facendo zapping mi ha trovato, però è anche vero che chiunque bussa alla mia porta poi mi trova sul territorio, quindi io sono una del territorio, ci tengo a essere qua oggi perché l'inaugurazione di un direttivo, la nomina di un direttivo è qualcosa di fondamentale, soprattutto in questo momento che Fratelli d'Italia cresce e con lei deve crescere una classe dirigente capace, radicata, con la testa sulle spalle che sa dire cose di destra con pacatezza ma con fermezza. Una fermezza che ci ha contraddistinto in questi mesi in Parlamento, dove siamo l'unica opposizione a un governo minestrone che ha applicato restrizioni forse più dure addirittura del governo precedente, senza pensare ai danni drammatici in termini economici e in termini di salute mentale. Un dovere essere all'opposizione, ma un'opposizione che è seria e responsabile, quindi un'opposizione che vuole andare a governare questa bellissima nazione. Soli o con qualcun altro, noi questo dobbiamo fare. E allora dobbiamo preparare una classe dirigente che cresca, che sia radicata, che sia presente in ogni comune, in ogni area, anche nella nostra provincia. È importantissima la giornata di oggi ed è importantissimo che qua oltre a me ci siano il coordinatore provinciale e il coordinatore regionale Maurizio Marrone, che è il nostro alfiere nella giunta regionale. È importantissimo esserci e dobbiamo esserci perché è anche un dovere morale. Vedete, solo in Italia il leader dell'opposizione subisce attacchi quotidiani, addirittura adesso che ha inaugurato questo libro con la testa rivolta verso il basso. E solo in Italia il leader dell'opposizione, nonostante questi affronti, non riceve mai un messaggio di solidarietà da parte degli avversari. Mai. L'avessero fatto a chiunque altro si sarebbe gridato allo scandalo. Ma allo scandalo invece gridiamo soltanto noi. Allora perché prendo questo episodio?
l'Italia è una nazione anomala. Si dice democratica, ma non abbiamo un governo eletto da nessuno, ormai da fin troppo tempo. In una legislatura abbiamo visto, se va bene, tre governi, forse ne vedremo addirittura un quarto se il Premier andrà a fare il Presidente della Repubblica. Di sicuro abbiamo un'opposizione che è costantemente attaccata anziché ascoltata, ma prendo l'esempio del libro rovesciato per dire una cosa. Noi, ovunque siamo, vogliamo cambiare le cose. Le cose le vogliamo rovesciare davvero, e per quanto ci rovesciate, per quanto ci mettiate il testo in giù, noi negli occhi vi potremo guardare sempre. Più ci mettete il testo in giù, più qual è la nostra prospettiva. Anche nelle Porediese, dove tantissimi uomini sono ancora in mano centro-sinistra, dove ancora il lavoro di radicamento territoriale del partito deve continuare insieme alla crescita della classe dirigente, e dove in ogni luogo, in ogni ambito ci deve essere il volto di una donna, di un uomo, di Fratelli d'Italia, perché siamo gli unici in cui in questo momento gli italiani ripongono speranza, perché non ci siamo macchiati le mani con l'alleanza del Movimento 5 Stelle, non l'abbiamo fatto con l'alleanza del PD, non l'abbiamo fatto con Renzi, non l'abbiamo fatto con nessuno, tenendo fede ad un principio: noi con chi ci alleiamo poi andiamo a governare. Noi, se diciamo una cosa, quella è, non la cambiamo in corsa, non la cambiamo in corsa soprattutto per convenienza. Le nostre posizioni sono posizioni fondate su quello in cui noi realmente siamo convinti, sulla base dei nostri valori, e da lì non ci si sposta. Possiamo piacere o non piacere, ma una cosa è certa: quando parli con uno di Fratelli d'Italia la posizione è questa e non cambia, e questo è un segno di lealtà, ma soprattutto di serietà nei confronti di chiunque voglia andare a voto. Io un'ultima parola la voglio dire nei confronti del Movimento Giovanile e di chi rappresenta le direttive, perché io vengo da quel percorso come Maurizio, come molti qua seduti da questa parte. Lo voglio dire perché io, nonostante sia stata nel Movimento Giovanile, ho iniziato nel 99, ovviamente parallelamente ero nel partito, ho fatto un percorso nel partito. Chi mi ha visto da ragazzina sa che io sono stata fin da subito dirigente provinciale, insomma, sono sempre messa in gioco. Però non mi è mai capitato, fino ad oggi, non mi è mai capitato che il partito dicesse sempre quello in cui io veramente credevo e pensavo. C'era sempre qualcosa che non era proprio la stessa cosa. Per esempio, quando c'era Fini, il voto agli immigrati per me è uno shock. Poi l'entrata nel PD e le molte posizioni furono uno shock. Questa è la prima volta che io mi sento al 100% aderente in tutte le cose che dice Giorgia Meloni, il mio leader, e in tutte le posizioni che assume il mio partito. È la prima volta che vedo una classe dirigente in cui non posso dire quello non mi piace, e io mi auguro, facendo gli auguri al più giovane di tutti noi, che lui veda in me, come in chiunque di noi, qualcuno che ci sia sempre e che sappia esserli al fianco, potendogli dimostrare con l'esempio che si può fare politica credendoci e senza tradire i propri valori, cioè si può stare in un partito aderendo al 100% di quello in quello in cui si crede, non per l'ecchinaggio, non per fare un percorso di carriera, ma perché veramente ci si crede. Fratelli d'Italia sarà che io sono in prima fila questa volta, e forse un po' la linea l'ha detto anche, ma Fratelli d'Italia questa volta è veramente la prima volta che mi dà l'occasione che, quando il mio leader parla, sono certa che dice una cosa in cui io credo e che non dice, scusatemi, stronzate improvvise perché deve compiacere qualcuno. Quindi questo è il valore aggiunto di Fratelli d'Italia: la coerenza e la fedeltà a se stessi e nient'altro, soltanto a se stessi, facendo anche all'interno una selezione seria. Molti mi dicono, chi mi conosce bene dice che io all'interno del partito sono una molto rigorosa e anche un po' cattivella, ma perché ci tengo, perché so che chiunque rappresenta il nostro partito all'esterno rappresenta anche me, te, dal primo all'ultimo dei militanti, e quindi
quindi ci tengo che non ci siano persone che sono fuori dalle righe, ma che sappiano incarnare questo spirito. Questo è il vostro compito, questo è il vostro grandissimo onere ed onore, essere persone che possono, nonostante tutto sia capovolto, guardare sempre negli occhi i nostri militanti, le nostre, il nostro elettorato, anche chi non ci vota, perché deve vedere in noi la politica seria, che non cambia casacca, che non cambia valori, ma che si ritrova in una comunità per non solo vincere, ma per dare una visione alternativa del mondo e delle vostre territorie. Condivisibili le parole del nostro parlamentare di riferimento, e posso garantire la mia più che una promessa che da parte del circolo di Blender direttivo siamo tutti con te. Grazie. E siamo tutti con voi. Ci siamo rimessi in pista e vogliamo andare avanti fino alla fine, quindi non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Andiamo ora a presentare Maurizio Marrone, che è il nostro assessore regionale di riferimento, assessore alle semplificazioni tra l'altro. Prego Maurizio. Difficile aggiungere qualcosa dopo il discorso di Augusta, che ha davvero detto tanto. Io raccolgo il passaggio che ho sentito, cioè del fatto che in realtà la vita, i primi 2 anni di vita di questo circolo siano avvenuti con tutte le restrizioni al movimento, i blocchi, le zone di vari colori, insomma una sorta di quasi impossibilità di fare politica a contatto con la cittadinanza. Io mi ricordo quando 2 anni fa, prima che partisse tutta questa grande confusione, abbiamo potuto festeggiare il ritorno di Fratelli d'Italia Ivrea partendo dalla sua rappresentanza istituzionale in comune. Ci siamo davvero presi tanti impegni reciproci di seminare appunto la nascita di una nuova pianta che doveva poi mettere radici solide e crescere anche sul territorio al di fuori del palazzo comunale. Io devo davvero congratularmi con voi, perché in un clima così complicato di inagibilità politica essere riusciti a crescere così tanto e quindi diventare uno dei circoli davvero più vitali, quantomeno in potenziale, di tutta la provincia di Torino, è un obiettivo di cui dovete davvero andare orgogliosi. E guardate, mi date in particolare soddisfazione nel vedere che lo fate davvero con la mentalità giusta, cioè la struttura, perché si parte sempre con dei gradi e il direttivo, da che mondo è mondo, in ogni partito serio, è sempre la spina dorsale di una comunità politica, perché è quando singoli aderenti, da semplici tesserati piuttosto che elettori, si assumono la responsabilità, ci mettono la faccia e si assumono, al di là di quello che vediamo accadere, anche con le candidature, che anche quello è un modo di schierarsi e piantarsi una bandiera addosso, però anche il fatto di assumersi proprio un compito, una particolare delega, la rappresentanza di un particolare territorio all'interno della città. E questo, guardate, è lo spirito giusto in cui noi, come Fratelli d'Italia, io credo, anche rispetto ai nostri alleati, per esempio del centrodestra, possiamo dimostrare di essere un partito vero, un partito fatto di carne ed ossa, un partito fatto di persone, non un partito fatto di plastica, come ogni tanto siamo stati un po' abituati a vedere, no? In passato le abbiamo un po' subite queste dinamiche, quando magari eravamo un po' in coabitazioni forzate, ospiti in casa altrui, sostanzialmente partiti che poi rischiano di essere solo dei comitati elettorali, delle realtà un po' di cartone che si mostrano solo nei momenti di composizione delle liste e poi, finite le elezioni, per 5 anni non si fanno più vedere. Invece noi andiamo a essere una cosa diversa, a riprendere quel rapporto diretto con il cittadino e soprattutto quello strumento di partecipazione alla politica che io credo ci renda qualcosa di diverso e di migliore. È stato correttamente ricordato l'enorme contributo inestimabile di Giorgia Meloni alla crescita di Fratelli d'Italia, perché lei è davvero una persona straordinaria. Noi appena l'abbiamo scoperta, quando era ancora solo del giovanile dell'Alleanza Nazionale, ci ha illuminato, abbiamo fortemente creduto in lei, l'abbiamo seguita anche nelle avventure che sembravano più scapestrate a livello partitico, però ci possiamo dire adesso, a distanza di anni, che i sondaggi ci danno veramente, anche solo negli ultimi 9 anni, da quando anche voi avete fatto questa scelta, una crescita davvero fantastica. Però io credo che Giorgia abbia un'altra marcia in più, oltre al suo valore personale, cioè che non è un leader solo, perché anche lì molto spesso noi vediamo
maggior ragione a destra, leader che per loro volontà, magari un po' miope o per assenza di alternative, un po' costretti, sono degli individui soli che comunicano sui social, che magari hanno anche un'ottima comunicazione, idee molto belle, però non hanno attorno una classe dirigente, una comunità, c'è qualcuno che condivide con loro gli oneri e porta avanti gli sforzi a tutti i vari livelli. Invece voi siete proprio questo, noi tutti insieme siamo questo, ed è un grande valore aggiunto, perché un leader che non è solo è un leader più forte, e noi abbiamo visto leader anche centrosinistra, pensiamo a Renzi, pensiamo ad altri più della nostra area, leader che hanno avuto dei momenti di enorme forza e potere e poi di enorme ridimensionamento. Con questo a noi mi sento di poter dire, anche più scaramantici, che non credo che accadrà, proprio perché stiamo facendo diversamente, stiamo costruendo un partito di militanti, di consiglieri, di quadri, di persone che danno il loro contributo e portano sulle loro gambe quelle che sono le nostre idee, e lo fanno, come diceva Augusta, anche con la responsabilità di tenerle alte e quindi sostanzialmente anche di difenderle, di rappresentarle nel modo migliore. E guardate, io concludo con un altro passaggio a cui tengo. Augusta, correttamente, loro come dei leoni e leonesse in Parlamento stanno di fatto salvando quello che resta della democrazia del nostro paese, no? Sottraendo tramite Fratelli d'Italia gli italiani a una sorta di monocolore indistinto, in cui destra ormai sembra uguale a sinistra, in cui le posizioni si cambiano con un trasformismo imbarazzante. Invece Fratelli d'Italia in Parlamento sta tenendo la barra dritta e per questo sta incassando tanta fiducia sempre di più dagli italiani. Devo dire che però noi viviamo anche delle realtà territoriali di governo, penso a me, ma anche voi. E io credo che quelle poi, perché anche a livello nazionale il centrodestra tornerà a governo, Fratelli d'Italia ha un compito importante, che è quello di portare la grande qualità della politica. E io devo dire che, lo dico col massimo rispetto per tutti i nostri compagni di viaggio, nei vari livelli normalmente, quando uno poi va a vedere, nelle squadre spesso affiatate, perché noi in regione siamo una squadra unita, lavoriamo in modo molto compatto, quando ci sono state delle tensioni nazionali non hanno mai minato l'unità di agire del centrodestra in Piazza Castello a Torino, però devo dirvi che poi spesso quando andate a vedere una bella battaglia per la vita, una bella battaglia per la famiglia, un risultato per il rilancio dell'economia, un rilancio per la semplificazione, piuttosto che la rimodulazione del fisco in modo che venga più incontro alle necessità di un'economia in crisi, allora spesso andando a guardare poi trovate Fratelli d'Italia. Solo con gli slogan. Spesso, anche questo lo ricordava Augusta, se noi guardiamo Giorgia Meloni, noi stessi, noi raramente cerchiamo di ottenere lo spazio con le sparate, con la frase sopra le righe, con l'insulto, no? Con quegli stratagemmi che tutto sommato danno visibilità semplice. Noi spesso siamo al nostro posto con discrezione, con responsabilità, spesso anche con disciplina rispetto delle istituzioni, però incidiamo. E guardate, i cittadini poi alla lunga apprezzano più quello, perché poi spesso si scocciano delle aspettative che non vengono poi mantenute. Invece noi dobbiamo avere tutti il nostro compito nel proprio ambito istituzionale come militante di partito di incarnare questo spirito, grande concretezza, grande onestà, soprattutto intellettuale, grande davvero vicinanza agli italiani. Io mi ricordo chi di noi ha vissuto il PDL, il Popolo della Libertà, tutti ci stavamo un po' illudendo, soprattutto in buona fede, di star costruendo, magari anche rinunciando a degli aspetti di identità che ci stavano e ci stanno molto a cuore, però eravamo convinti di farlo proprio per creare il grande partito degli italiani. Purtroppo non ha funzionato, nonostante noi ci abbiamo provato, l'abbiamo ricostruito da zero e lo stiamo ricostruendo da zero, perché Fratelli d'Italia, come dice il nome, che avevamo l'ambizione di individuare così quando eravamo all'1,5, quindi qualcuno ci prendeva anche in giro, però adesso ne possiamo andare più orgogliosi, ambisce ad essere davvero il grande partito degli italiani, che unisce e che porta avanti il nostro paese fuori dalla palude di questa crisi che è sanitaria ma anche e soprattutto economica e rischia di diventare sociale, proprio per rimettere in piedi gli italiani, dargli fiducia e dimostrargli che c'è qualcuno che tiene al loro destino e si fa carico dei loro problemi, ma soprattutto li conduce alle soluzioni di questi problemi. Prima di passare la parola al nostro presidente provinciale Fabrizio Carnot, vorrei
volevo ancora fare una precisazione che prima non ho fatto, inerente sia il direttivo del circolo. Allora, il circolo verrà inaugurato entro la fine di questo mese a livello di uffici. Adesso stiamo facendo dei lavoretti, siamo un po' però dando il bianco, non abbiamo fatto in tempo, quindi entro la fine del mese ci sarà un evento dove andremo a inaugurare gli uffici del nostro circolo, che sarà sito in via Osta, per intenderci quasi di fronte a quello della Lega. Detto questo, volevo ricordare anche che il nostro circolo verrà intitolato a Mario Baggi, che qui ne abbiamo una fotografia. Una persona non importante, di più, è stato un professore nella vita, è stato un professore sia a scuola perché era un insegnante, sia con noi soprattutto ai tempi anche del movimento sociale, ecco, aveva lo schiaffone facile, però era sempre una persona umile, poi è stata sempre una persona veramente di destra, una persona che arriva il circolo alle 9 del mattino e botta che vedeva a mezzanotte, quindi cioè, non è passione quella stare lì, diciamo, tutte queste ore. E quindi dice, prova a indirizzare Mario Baggi, se volevi fare qualche parola anche su Mario non c'è nessun problema. Adesso passo la parola al presidente del circolo, che anche lui ha vissuto molti anni, Paolo De Bernardi, al fianco di Mario Baggi, nelle varie avventure che abbiamo avuto. Ecco Paolo. Allora io devo correggere Marco Neri quando ha detto che sono entrato nel partito nel 1971, in realtà sono entrato nel 72. Allora però al fronte della gioventù con 14 anni. Poi varie vicissitudini non mi hanno portato a fare una carriera politica, ma a fare una carriera diversa. Sono stato tanti anni con Mario Baggi, l'ho conosciuto benissimo, ed era un grande lavoratore che davvero passava tutto il suo tempo in sede, divertendo, parlando con la gente, con chi passava di lì, raccontando chissà cosa. Qualche tempo fa ho ricevuto una telefonata che mai più mi aspettavo, a cui mi si chiedeva di fare il presidente del circolo, e ci ho pensato circa 3 secondi e ho detto sì, non farò l'operativo, ma mi fa piacere avere questo ruolo. Grazie a Paolo De Bernardi, però abbiamo una grande vicepresidente, la Marzia Amici Guerra, che vedrai che saprà sostituirti al meglio, eh? Al meglio. Ora passerei la parola a Fabrizio Bertotti, il nostro presidente provinciale. Chi parla per ultimo si è subito apprezzato per la brevità e quindi... Quindi, ricordo i tempi europei, in 2 minuti, avevamo 2 minuti di tempo in Parlamento, quindi no. No, io voglio veramente ringraziare veramente tutti per quello che vi accingete a fare. Voglio però fare un ragionamento di territorio. Purtroppo Fratelli d'Italia nelle assemblee elettive fino adesso è rappresentato con i numeri che rispecchiavano l'ultima tornata elettorale, quindi purtroppo in consiglio regionale siamo 4 consiglieri eletti rispetto ai 20 e passa magari della Lega, di quelli che sono quelli di Forza Italia e quant'altro. Idem in Parlamento, dove abbiamo una pattuglia di 50 parlamentari tra Camera e Senato, che chiaramente si batte come dei leoni contro purtroppo però gli altri 950, assommando chiaramente i deputati e i senatori. Quindi è chiaro che abbiamo una rappresentanza, siamo sottorappresentati rispetto a quello che è il nostro potenziale in termini di radicamento sul territorio e soprattutto in merito a quelli che saranno i risultati che andremo a raccogliere nelle prossime elezioni, partendo chiaramente a ottobre con la tornata amministrativa, che di amministrativo c'è solo una parte, visto che vanno a votare Torino, Milano e Roma, è una partita di fatto politica e nazionale. Dico questo perché purtroppo in Consiglio Comunale Ivrea, ripeto, non abbiamo nemmeno partecipato. La posizione di Marco, come ho detto, è quella di un velato appoggio all'amministrazione di Ivrea, ma è anche un messaggio che voglio mandare agli alleati. Noi siamo un partito che sicuramente difenderà le proprie prerogative quando avrà gli eletti, e li ha in molti comuni, e li avrà in termini numerici già le prossime amministrative. Sono 8 i comuni della provincia di Torino che vanno al voto, parlando dei comuni sopra i 15.000 abitanti.
quindi avremo una pattuglia di nostri eletti direttamente e con quei numeri andiamo a confrontarci. Siamo quella parte di centrodestra che rimarrà sempre comunque fedele agli alleati Lega e Forza Italia in ogni contesto, ma che non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di andare a governare col PD o col 5 Stelle. È vero che i nostri alleati a volte fanno di queste scelte rispettabilissime, ma noi siamo monogami all'interno del centrodestra. E quindi all'insegna di questa, diciamo, monogamia voglio anche dire a tutti gli elettori di centrodestra in generale che il voto dato a Forza Italia è un modo per dare, mettere il proprio voto in cassaforte e dire: quelle che do a Forza Italia sono sicuro che non verrà, Fratelli d'Italia sicuramente non verrà speso in alleanze strane fuori da quello che è il perimetro del centrodestra con il quale ci si presenta agli elettori. Quindi, consapevoli di questa responsabilità, che di fatto rappresenta una difficoltà in più nell'ambito di quelle che sono le relazioni e molte volte anche le, diciamo, convenienze di tipo amministrativo che si possono avere, vi invito veramente su questa strada a insistere con quelli che si avvicineranno, che vorranno iscriversi a ricevere, con quant'altro, cioè, con noi puoi venire, ma sappi che noi guarderemo sempre solo al perimetro del centrodestra, a Ivrea, negli Iporediese, in tutti i comuni dove ci si presenterà anche con le liste civiche, perché l'esperienza di buon governo che abbiamo in questo momento nell'assemblea regionale e nel rappresentante della giunta regionale lo vogliamo declinare sul territorio, ma secondo quelli che sono i nostri principi, i principi della coerenza e dell'attaccamento al territorio, al radicamento territoriale, che, scusate, appartengono storicamente alla destra e da destra vogliamo continuare a rivendicare. Grazie a tutti. Grazie a tutti i relatori intervenuti, abbiamo praticamente chiuso la presentazione.